A tutti gli amici del Centro Studi Udicaria, un nuovo cordiale saluto. Eccoci qua per il nostro consueto appuntamento con i martedì del Centro Studi Udicaria. Oggi lo dedichiamo all'arte e si tratta comunque di un argomento e di un campo estremamente ampio che abbraccia diverse discipline legate a forme di creatività e di espressione estetica, quelle che sanno suscitare in noi delle emozioni, che ci portano dei messaggi, delle opinioni, sentimenti, pensieri dell'artista che le ha create. E le collocano poi nell'ambito sociale, morale, culturale, etico e religioso del suo periodo storico. Bene, nel corso dei nostri appuntamenti andremo proprio ad esplorare questo ricco e allo stesso tempo misconosciuto patrimonio storico-artistico giudicariense. Lo faremo con degli approfondimenti sulla pittura, sulla scultura, sull'architettura. Oggi iniziamo con la pittura. È un'arte visiva di grande impatto nella quale gli autori, attraverso le loro opere, riescono a suscitare in noi sempre delle grandi emozioni. Ebbene, sono molte le testimonianze che sono presenti anche nelle giudicarie. Tanto però, appunto, per la loro estrema varietà, di portarsi a parlare in questo incontro solo di quelle più significative legate ai secoli XIV, XV e XVI, con una panoramica generale che abbraccerà in modo trasversale tutte le valli che comprendono quel territorio che era anticamente noto come le sette pievi delle Giudicarie, ovvero quelle di Condino, di Bono, di Tione, della Rendena, del Banale, dell'Omaso e infine del Bleggio. Lo faremo, questo incontro, grazie all'aiuto di Serena Bugna, che è la nostra responsabile del Centro Studi Giudicaria, nella sezione dedicata al patrimonio storico-artistico e architettonico. Serena è una storica dell'arte, laureata a Trento in conservazione e gestione dei beni culturali nella classe storia dell'arte. Ha fin da subito rivolto la sua attenzione alle presenze artistiche presenti sul territorio giudicariese e trentino in generale. Diverse sono anche le sue interessanti ricerche che sono apparse in riviste specialistiche locali come Studi Trentini, della sezione Storia e in Giudicaria. Recentemente è stata poi data alle stampe la sua prima monografia, che è intitolata La pittura d'età moderna in Valle del Chiese nelle Giudicarie. Questo è un lavoro che nel 2017 era stato presentato al premio Papa Leoni, classificandosi al primo posto nella sezione Saggistica inedica. Ebbene, dopo un'esperienza nel restauro, Serena lavora attualmente come libera professionista nel settore dell'educazione museale, della valorizzazione del patrimonio culturale e della creazione di contenuti. Oggi, per noi, tratterà le opere ad affresco presenti nelle Giudicarie tra la fine del Medioevo e l'alba del Rinascimento, cercando di dare un'opportuna contestualizzazione alle testimonianze, inquadrando la situazione nelle Giudicarie in quel periodo, dimostrando come questa zona di confine, nonostante la condizione di periferia, sia un territorio particolarmente ricco e fertile sotto il punto di vista artistico. Bene, Serena, l'argomento è quanto mai vasto e interessante, quindi non perdo altro tempo per lasciare a te lo spazio, nel quale saprai sicuramente attirare la nostra attenzione e regalarci spazi per accrescere la nostra conoscenza su questo bellissimo mondo artistico che ci circonda. Grazie quindi di essere qui e lascio a te la parola. Grazie Danilo, provvedo subito a condividere la presentazione. Eccoci qua. Prima di iniziare una brevissima premessa sulle domande. Se qualcuno avesse piacere di fare domande, lo può fare utilizzando la chat. E le risposte le lasciamo all'ultima parte della presentazione in modo da non dover interrompere e sforare i tempi, visto che ormai l'ora poi diventa troppo tarda. Quindi eccoci qua, partiamo da questo primo appuntamento dedicato all'arte nelle Giudicarie con un approfondimento sulla pittura. Una pittura circoscritta appunto a quel periodo storico che va tra il 400 e il 500, che negli studi di storia dell'arte appunto prende le etichette di tardo gotico e rinascimento. Prima di passare alle testimonianze artistiche, ci tengo a fare un attimo di contestualizzazione, perché ovviamente le Giudicarie sono un territorio attualmente della provincia di Trento, un territorio piuttosto ampio,
e va regato al suo interno, perché appunto cambiano anche le fisionomie e la morfologia del paesaggio. Questo si riverbera anche nel patrimonio storico-artistico. Anticamente, per il periodo che prendiamo in considerazione noi oggi, le giudicarie facevano parte del Principato Vescovile di Trento ed erano un lembo, l'estremo lembo meridionale di quello che all'epoca era il Sacro Romano Impero. Quindi un territorio di periferia, oggi siamo un po' la periferia a nord, diciamo, dell'Italia, all'epoca eravamo la periferia a sud dell'impero. Un territorio di periferia che a lungo non è stato considerato negli studi di storia dell'arte proprio perché si dava un po' per scontato che i territori periferici non avessero patrimoni così importanti. Invece vedremo, oggi avremo un assaggio di quello che anche le giudicarie hanno da offrire. È un territorio che anticamente appunto era suddiviso in circoscrizioni territoriali, in sette appunto circoscrizioni territoriali che prendevano il nome di pieve. Pieve è anche il nome della chiesa principale a cui questo territorio faceva riferimento. Quindi da sud a nord si va da Condino, Pieve di Bono, Tione, la Pieve di Rendena, che era molto estesa a livello territoriale, quella del Banale, dell'Omaso e del Blegio. Questo ci serve un po' per geolocalizzare anche le opere che andremo a vedere stasera. Ovviamente questo non si trova nelle giudicarie, penso che sia un'opera straconosciuta, il famoso Cenacolo di Leonardo da Vinci, opera che si trova a Milano, un affresco, anche se in realtà è una tecnica un po' mista, perché Leonardo, lo sapete, era un grande sperimentatore. Perché l'ho messo? Perché cade proprio nel periodo che prenderemo maggiormente in considerazione questa sera. Quindi, abbiamo detto che le giudicarie sono un territorio di periferia, andiamo un po' a vedere cosa veniva prodotto nei dintorni, quindi la Lombardia è la diretta confinante. A Milano abbiamo Leonardo che dipinge quest'ultima cena dove a ogni apostolo corrisponde una precisa espressione facciale proprio per rendere l'opera ancora più realistica, per trasmettere le emozioni e le percezioni di una persona attraverso la pittura. E oltre a questo, Leonardo l'ambienta in questa architettura organizzata dal punto di vista prospettico, quindi c'è una geometria calcolata dietro un disegno ben definito dal punto di vista matematico, che fa sì che quest'opera, che è bidimensionale, sembri in realtà tridimensionale, abbia una profondità. Cosa veniva dipinto nelle giudicarie mentre Leonardo a Milano dipingeva questo? Ecco, lo so che di primo acchito il paragone potrebbe sembrare un po' impietoso, però dobbiamo contestualizzare perché questa è sempre un'ultima cena della fine del 400, inizio del 500, quindi è contemporanea al Cenacolo di Leonardo, scusate, però lo vedete, c'è già il passo di avere una tavola rotonda invece che rettangolare, ma non c'è assolutamente prospettiva, tutti gli apostoli sono frontali, l'espressione cambia di pochissimo da uno all'altro, proprio perché se noi guardassimo il periodo storico, questo sarebbe, qualsiasi libro di storia dell'arte ci direbbe che siamo in pieno Rinascimento, ma in Trentino, considerato appunto che siamo in un territorio di periferia, è fisiologico che le novità arrivino in ritardo. Quindi, nonostante l'altezza cronologica, in Trentino in quel periodo si dipinge ancora basandosi sugli stilemi del Medioevo. Quindi una pittura che non mira a essere tanto realistica come quella di Leonardo, ma mira piuttosto a trasmettere dei messaggi. Appunto qui un confronto ravvicinato, il soggetto è lo stesso, la resa è totalmente diversa. Cosa abbiamo in Trentino soprattutto in quel periodo? Abbiamo delle botteghe di pittori itineranti, quindi dei pittori, potremmo paragonarli oggi agli ambulanti, ai venditori ambulanti, che si spostano da un territorio all'altro, da una vallata all'altra, offrendo la propria prestazione lavorativa. E abbastanza noti nelle giudicarie e anche nelle valli del Noce sono i pittori Baschenis. Questa famiglia più famiglie in realtà, di pittori che provenivano dalla Bergamasca, e che tra la metà del 400 e possiamo arrivare fino alla metà del 500
hanno praticamente saturato la piazza pittorica di queste vallate del Trentino. Il loro stile è abbastanza riconoscibile, potremmo stare qui una serata in realtà a discutere dei Baskenis perché abbiamo vari nomi, varie genealogie, un lavoro che si trasmette all'interno della famiglia, quindi di padre in figlio, non sempre sappiamo con sicurezza chi è l'autore, ma io le questioni attributive appunto le lascerei in secondo d'ordine stasera proprio per concentrarci invece sull'opera in sé, perché sono opere che assolvono a quella funzione che la pittura aveva nel Medioevo soprattutto, ma anche prima, di essere, per quanto riguarda la pittura religiosa, la Bibbia dei poveri, ossia raffigurare visivamente e in modo chiaro i testi sacri. Spesso noi troveremo nelle immagini di stasera l'abside, la zona quindi da dove c'è l'altare, completamente dipinto, con sulle pareti laterali varie scene, spesso quella di fondo occupata dalla crocifissione, mentre sulla volta si trovano gli evangelisti e i dottori della Chiesa. Vedete, qui è sempre lo stesso pittore, più o meno allo stesso periodo, lavora, prima era nel banale, passa al bleggio, proprio perché la disponibilità in loco fa sì che ottengano varie commissioni. Nuovamente abbiamo parete di fondo con la crocifissione, le volte con gli evangelisti e i dottori della Chiesa, l'arco santo dipinto con i profeti, e qui abbiamo in più alcune scene anche sulle pareti della navata. Dei dettagli proprio di questi affreschi sono questi due dottori della Chiesa, Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, che vedete sono ambientati all'aperto, seduti su questi troni molto fantasiosi, intenti a scrivere. Proprio perché l'idea non era di dare una raffigurazione realistica dell'interno di uno studio, di quello che poteva essere un teologo della Chiesa, ma di far capire alle persone che queste sono santi, quindi l'aureola è evidenziata, addirittura qui è lavorato anche l'intonaco, e le azioni sono proprio quelle tipiche dello scrivere, perché il messaggio è quello. I colori con cui vengono realizzati questi affreschi sono le gamme cromatiche disponibili in loco, e spesso fa la differenza è, oltre la località, anche la disponibilità economica poi del committente, ossia di colui che va a pagare e a ordinare l'opera. Cristoforo Baskenis e il figlio Simone sono in realtà i due pittori della famiglia appunto di Averara che lavorano maggiormente in tutte le vallate delle Giudicarie, Tione compreso. Ci sono cicli meglio conservati, altri sono solo a livello di frammento, ma potremmo davvero dire che quasi ogni paese ha una testimonianza. Una curiosità, come mai questi pittori si spostano dalle valli bergamasche al Trentino? E considerando quello che abbiamo detto prima, si trattava di un'operazione di un'uscita dal proprio stato, perché le valli bergamasche appartenevano alla Repubblica di Venezia. Come mai sono costretti per cercare lavoro a recarsi in queste valli? Ebbene, proprio per il motivo con cui ho aperto la serata, ossia quella premessa per cui il Trentino come zona di periferia era indietro, era in ritardo dal punto di vista culturale rispetto ad altre zone. Le valli della Bergamasca, in contatto diretto con Venezia, si aggiornano sulla pittura veneziana del 400, quindi abbiamo i grandi nomi come Giovanni Bellini, ad esempio, e queste famiglie, queste botteghe di pittori si trovano ad essere, capite, surclassati da pittori più innovativi e quindi, in carenza di lavoro, è una questione economica alla fine, vanno a cercare lavoro altrove e vengono nelle vallate dove questo tipo di pittura, che è molto ancora tradizionale, guardate la data, siamo al 1519-21, risulterebbe proprio arretrata perché oramai il linguaggio pittorico è un altro, però nelle vallate piace ancora e ha il suo perché. Qui siamo nella chiesetta di San Lorenzo a Condino. E vedete, si sono un po' adattati alla forma della struttura, ma la fisionomia, la tipologia è sempre quella. Nella volta, gli evangelisti e nelle lunette laterali, in questo caso abbiamo delle scene con la vita di San Lorenzo, che è appunto il titolare della chiesa. La cosa curiosa di questi pittori della famiglia Baskenis è che si ripresentano nella stessa chiesa, nello stesso luogo, anche a distanza di decenni.
Tanto che in alcuni casi, come a Carisolo, nella chiesa di Santo Stefano, abbiamo una stessa parete che sembrerebbe essere stata dipinta in uno stesso momento, ma in realtà abbiamo due momenti diversi e abbiamo due pittori diversi. Il padre che dipinge le prime scene attorno al 1460 e poi non è ben chiaro chi quale dei figli sia, comunque la bottega è sempre quella a livello, diciamo, a livello di conduzione familiare, che dipinge le altre. Lo stile, se osservate con un po' di attenzione, si vede che è diverso. Soprattutto questi personaggi sono ancora molto legati con questi panneggi tipici del cosiddetto gotico cortese, perché andava molto di moda nelle corti, soprattutto francesi. Ovviamente un mantello nella realtà non prenderà mai queste pieghe, ma in pittura si tende a sottolineare questa caratteristica decorativa. E la stessa chiesa poi all'esterno avrà, 4, 5, 60 anni dopo, altri dipinti di un altro membro della famiglia Vasquez, quindi una caratteristica abbastanza peculiare. E le ritroviamo non solo a Carisolo, ad una breve carrellata delle altre chiese, perlomeno le più note, e dove si possono ancora ammirare i dipinti. Abbiamo a Pelugo, sempre in Barrendena, la facciata dipinta da Dionisio Vascenis, che in realtà qui si firma e quindi siamo sicuri che la paternità va riferita a lui, Dionisio, ma all'interno troviamo altre mani. Quindi non è ben chiaro, non è spesso, anzi, definito in che periodo siano dipinti questi affreschi e chi li dipinga, proprio perché succede che l'interno e l'esterno diventino un palinsesto, quindi una stratificazione di affreschi che vanno a susseguirsi, in alcuni casi anche sopra o d'accanto a affreschi più antichi. Quindi ci troviamo due secoli di pittura, magari sulla stessa parete. E quindi capite anche l'importanza poi di vederli da vicino, perché gli affreschi comunque sono materici, si può vedere se uno è stato dipinto sopra o sotto, quindi non limitatevi ai libri, ma andate a visitare questi luoghi. O stessa situazione si ripresenta nella forse una delle più famose chiese dipinte da membri della bottega Vasquez, che è la chiesa cimiteriale di Pinzolo, la chiesa di San Vigilio. All'interno troviamo opere di l'abside, perlomeno, di Simone Vasquez. Le pareti invece sono ancora quattrocentesche con l'altro ramo della famiglia Vasquez. Ma l'opera più famosa in questo caso è la Danza Macabra, che si trova proprio nel sottogronda e quindi per questo si è anche conservata meglio rispetto, vedete, a tutti questi riquadri affrescati sotto, di cui abbiamo anche, ad esempio, qui c'è un San Cristoforo che è molto più antico, però capite che andavano ad aggiungersi nel tempo queste opere. La Danza Macabra che viene dipinta nel 1539, ci tengo a sottolinearlo perché poi lo richiamerò, che è famosissima anche perché è una di quelle chiese che si raggiungono facilmente in macchina, mentre altre si possono raggiungere solo a piedi o comunque si trovano fuori mano, è all'esterno e soprattutto ha questa iconografia molto molto particolare, che è un'iconografia nonostante l'altezza cronologica che è pienamente medievale, perché stiamo parlando del trionfo della morte, della danza macabra. Cos'è questa danza macabra? È un tipo di raffigurare la morte, che di solito appunto viene raffigurata nell'immaginario collettivo con lo scheletro, con il vestito di scuro, con la falce, come una danza, una sorta di processione, dove a coppie i partecipanti sono i vari membri della società. Quindi abbiamo dal re, dalle persone più in alto sulla scala gerarchica, fino al mendicante, appunto lo storpio, il povero, così una scala decrescente che va dalla persona più importante, sia ecclesiastica che civile, quindi c'è anche il Papa, c'è i vescovi, i cardinali, i re, regine, arrivando fino all'ultima immagine che è un bambino, dove ogni personaggio è accompagnato da una controparte sotto forma di scheletro. Questo a ricordare che
appunto, non importa se in vita si è ricchi, si è poveri, si è donne, si è vecchi, si è giovani, si è storpi, belli o brutti, la morte quando arriva è uguale per tutti. Lo stesso Simone, diciamo, è forse il personaggio anche più studiato e quello che cerca di aggiornarsi maggiormente di questa bottega, forse anche perché arriva a lavorare appunto molto tardi e quindi se fosse rimasto usando gli stampi, diciamo, del padre o dei predecessori, probabilmente sarebbe rimasto completamente senza lavoro. Qui siamo ad Asindo, quindi nell'Omaso. Lui non è ancora ben chiara questa cosa, ma non si era stabilito nelle valli giudicarie. Lui aveva la residenza nella Bergamasca e periodicamente, capite, tornava alla ricerca di lavoro. L'inverno non permette di lavorare da fresco, quindi tornavano comunque a casa propria nei mesi più freddi e tornavano poi in tarda primavera per lavorare l'estate fino all'inizio dell'autunno. In questo lasso di tempo, evidentemente, Simone ha modo anche di aggiornarsi, perché qua lo vediamo, rispetto alle scenette di prima, dove le architetture sono solo di sfondo e non hanno assolutamente proporzione con i personaggi raffigurati, capite che qui c'è uno studio prospettico, quindi si è aggiornato anche in quel senso, le figure non sono più bidimensionali, c'è la volontà anche di dargli una certa volumetria. E quindi, diciamo, però più di questo non riesce a fare. Questo ve lo dico perché anticipo delle opere dopo e vedrete il confronto è proprio significativo. Ho parlato per 20 minuti di Vascenis, anche perché forse nelle giudicarie è, perlomeno per quel periodo, il nome più conosciuto, tanto che si dice, ma sì, qualsiasi affresco si è un po' fatta di tutta l'erba un fascio di qualsiasi affresco a Vascenis. Dobbiamo andarci un po' cauti con questo, perché non erano gli unici pittori disponibili, anzi abbiamo visto che non erano neppure i più aggiornati, quindi dipende un po', uno, dalla disponibilità, perché loro si spostavano, evidentemente hanno incontrato una domanda sul mercato artistico. Ma in altri casi abbiamo altre botteghe di pittori itineranti. In questo caso, ad esempio, siamo a Storo, chiesa di San Lorenzo. Gli anni sono sempre quelli, vedete, 1520, quindi in parallelo lavorano sia Cristoforo Vascenis che suo figlio Simone. Opera che viene genericamente attribuita appunto alla cerchia dei Vascenis, ma di Vascenis in realtà non ha nulla, se non il fatto che entrambe queste botteghe si basano sulla stessa tipologia di opera, quindi nella volta ci sono gli evangelisti, sulle pareti laterali ci sono santi e scene della vita del santo a cui è intitolata la chiesa. Per rendervi più chiaro questo discorso, qui sono due dipinti, uno di Storo e uno appunto di Condino. Qui siamo sicuri che è Cristoforo Vascenis perché c'è la firma e ci sono tutti i documenti, fortunatamente. Il soggetto raffigurato è lo stesso, è il martirio di San Lorenzo. Però lo stile è diverso, cioè vediamo il pennello è diverso, ma in comune hanno lo stesso retroterra culturale, quindi la stessa formazione, diremo. Personaggi che non sono in proporzione con l'architettura dietro, che vedete appunto c'è un muro che è. Sembra un po', perdonatemi il paragone, quando si costruisce il presepio che viene messa la statuina di fianco alla casetta, ma nessuno si preoccupa del fatto che ci sia il re magio più grande della casetta, perché l'importante non è rendere una raffigurazione realistica, ma trasmettere un messaggio. Quindi il focus va proprio qui, al messaggio che deve trasmettere l'opera e non tanto al fatto che sia realistica o aggiornata dal punto di vista artistico. Facendo un passo indietro, arriviamo poi a parlare anche dei committenti, perché le opere che abbiamo visto finora sono opere religiose, opere che si trovano in chiesa e che quindi erano pagate, cosa che forse oggi suona un po' anomala, dalla comunità. Perché per tutto il Medioevo, l'età moderna, fino alle riforme giuseppine e poi con l'ultimo colpo di grazia dato da Napoleone,
Era la stessa comunità che, per quanto riguarda la costruzione di una chiesa o del cimitero o del campanile e la stessa decorazione o della costruzione degli altari, appunto era la stessa comunità la responsabile, quindi individuava i pittori e pagava in buona sostanza e dirigeva anche i lavori. In questo caso però abbiamo dei, come cominciamo a addentrarci in un altro campo che è quello dei committenti, tra virgolette, d'eccezione, perché siamo a Pieve di Bono, nella cappella di Santa Giustina, che non è la chiesa principale che si usa attualmente, ma è un piccolo ambiente che sorge di fianco. Abbiamo anche qui tutta la zona absidale dipinta. Vedete, ormai l'avete capito anche voi, nella volta, dottori della chiesa e evangelisti, parete di fondo crocifissione, parete laterale invece le scene con la vita del santo patrono. Ma in questo caso non abbiamo una bottega lombarda che lavora solo qui, perlomeno non ci sono altri riscontri nel territorio delle Giudicarie. Faccio vedere magari qualche ingrandimento. Ecco la parete di fondo, che meriterebbe veramente di soffermarsi un attimo perché è un'opera, siamo alla metà del 400, ma che rispecchia proprio tutta la cultura medievale dell'epoca. Quindi dal fatto che la destra è la parte buona, la sinistra è la parte cattiva, a destra c'è il buon ladro, a destra di Cristo ovviamente, nella nostra sinistra che guardiamo c'è il buon ladrone con i soldati buoni perché hanno tutti le lance e le armi in ordine parallele, mentre sotto al cattivo ladrone c'è appunto la marmaglia di soldati, di soldatesca che non sa neppure stare ordinata. Qui immagino che non si veda, ma nel momento in cui i due ladroni spirano, praticamente muoiono, l'anima, secondo la credenza medievale, esce dalla bocca e viene prelevata da un angioletto, nel caso del buon ladrone ovviamente, mentre sembra che stia dormendo. Mentre nel caso del ladrone cattivo, quello che non si pente alla fine, l'anima è una piccola figura che si copre il volto in segno di vergogna che viene prelevata da un diavoletto. Siamo a livello proprio pieno medioevo, in cui non esiste ancora il purgatorio, si è buoni si va in paradiso, non si è buoni si va all'inferno. Pareti laterali, vedete poi molto compromesse perché è stata inserita la porta, qui è stata tamponata la finestra, ma bene o male si è conservato, è molto leggibile questo ciclo, con le storie di Santa Giustina e San Cipriano, che sono i patroni appunto della Chiesa di Creta. Ve l'ho mostrato, al di là dell'importanza appunto dal punto di vista storico-artistico quest'opera, per la committenza, perché i committenti qui con ogni probabilità sono da individuarsi nei conti Lodron, nella famiglia Lodron che appunto risiedeva a Castelromano. Lodron in realtà provengono la loro origine da Lodrone, dove c'era l'omonimo castello, avevano anche Castelromano che sorge proprio sopra la chiesa di Creto, quindi in linea d'aria molto, molto vicini, e che avevano anche le prerogative da potenti signori della zona di poter commissionare un ciclo a proprio nome e a proprie spese nella chiesa, nella pieve, perché questa appunto era la pieve di tutta la zona di Pieve di Bono. Da Castelromano, oltretutto, proviene questo grande affresco, forse l'immagine non rende, ma sono 4 metri di larghezza per quasi 3 di altezza. Un affresco che non si trova oggi a Castelromano perché è stato staccato nel 1912 e portato al Museo Diocesano a Trento, dove oggi ancora si trova. È l'unica, pensate, testimonianza superstite di quello che era l'apparato decorativo del castello, perché noi sappiamo dalle fonti scritte che molte sale nel castello erano decorate d'affresco. Immaginate, questa è una parete, evidentemente è una parete dipinta tutto attorno da affreschi, ovviamente qui cambia il committente, cambia la collocazione e cambia lo scopo di questa pittura. Abbiamo un'opera che raffigura una battaglia di cavalieri, quindi un'opera che se vogliamo rispecchia i tempi ancora del Medioevo, quando le armi da fuoco non sono ancora state introdotte appunto
come innovazione, anzi, cominciavano all'epoca come innovazione militare, e non so se voi la riuscite a vedere, ma fidatevi, il personaggio principale in questo caso è un cavaliere, che è l'unico che ha la spada, che impugna la spada, con la visiera alzata, quindi noi vediamo benissimo il volto, e sull'elmo porta una corona. Quindi una scena di battaglia dove il personaggio principale è un re, un imperatore, un regnante. C'è ancora molto da dire su questo affresco perché sono state fatte delle interpretazioni sul suo significato, ma nessuna ha soddisfatto pienamente. Noi dobbiamo pensare sempre che questo affresco decorava la sala di rappresentanza di Castelromano, ossia la sala dove venivano accolti anche gli ospiti. Quindi era il primo biglietto da visita del castello e dei suoi, ovviamente, proprietari. Di nuovo torniamo a vedere cos'altro c'è in parallelo nelle giudicarie, appunto, in concomitanza della famiglia Bascanis. Si è detto prima che i Bascanis, appunto, erano itineranti e quindi si spostavano offrendo volontariamente il proprio lavoro, ma non venivano quasi mai venivano contattati direttamente nella Bergamasca, erano loro che si portavano qui e girando appunto chiedevano e creavano contatti, perlomeno in un primo momento. Caso diverso invece è quello della Valle del Chiese. La Valle del Chiese che, se ritorniamo un attimo alla cartina che vi ho fatto vedere in apertura e facciamo mente locale, Valle del Chiese è quella valle che confina ancora oggi con la provincia di Brescia, con Ponte Caffaro appunto, che all'epoca però era confine di Stato, lo è stato d'altra parte fino alla Prima Guerra Mondiale. La vicinanza geografica in questo caso gioca un ruolo a vantaggio perché qui siamo a Condino. La comunità di Condino, che è sede appunto anche della Pieve, quindi tutta la zona, tutto il Basso Chiese deve rispondere fino a Bagolino, pensate, alla Pieve di Condino. La comunità di Condino, che sul finire del 400 si trova in una situazione economica molto favorevole, decide di distinguersi, potremmo dire, non, permettetemi il termine, accontentandosi di quello che propongono i pittori itineranti di turno, quindi quelli che passano, ma mandano i propri rappresentanti della comunità direttamente a Brescia, che all'epoca era una città, insomma, non era proprio uno dei grandi centri culturali, ma perlomeno in quel periodo si era aggiornata parecchio sulla pittura contemporanea, e manda i propri rappresentanti a contattare, a ingaggiare quindi dei pittori che possano lavorare alla Pieve. Cos'era successo? La comunità di Condino, appunto, visto che si trovava in questa situazione particolarmente felice dal punto di vista economico, aveva soprattutto dei commerci con Brescia, quindi questi i legami in realtà nascono come legami commerciali che poi si riverberano nel campo culturale. Vuole dimostrare questo benessere non tanto costruendo un nuovo palazzo comunale, che lo farà in un secondo momento, ma mettendo mano alla Pieve, perché la Pieve, capite, era il faro di una chiesa. Ancora oggi parliamo di campanilismo, in realtà più in accezione negativa, ma per l'epoca vedere un campanile da lontano era segno di riconoscimento, ovviamente, ma anche un po' era un gioco di il mio campanile è più alto del tuo. Quindi la comunità di Condino cosa fa? Decide di ricostruire, rifabbricare completamente la Pieve, forse usando un po' troppo, tanto che ancora oggi la Pieve di Condino è, adesso non ricordo se è la seconda o la terza chiesa più grande dopo il Duomo di Trento. Per l'epoca, quindi immaginate un mostro, tra virgolette, un'architettura grandissima che faceva sicuramente una grande impressione a chi la visitava e chi soprattutto la vedeva arrivando da lontano. Non perlomeno, non sappiamo i nomi di questi pittori, sappiamo che sono pittori bresciani ingaggiati dalla comunità e che vengono pagati ovviamente non tanto a livello collettivo, ma a livello dei singoli, come se oggi appunto ci fossero degli sponsor, tra virgolette, che quindi finanziano chi, ognuno secondo le proprie disponibilità economiche, ovviamente,
fanno raffigurare i santi a cui erano particolarmente devoti. Spesso ricorre, non so, c'è uno che si chiama Pietro, fa raffigurare San Pietro, come in questo caso. Ora qui purtroppo le scritte, che immagino non si vedano benissimo, sono quasi del tutto illeggibili. Si vede bene la data, 1504, e qua e là qualche nome si riesce a leggere. Sono comunque membri, abitanti di Condino, di Brione, che all'epoca era appunto come oggi, fuso, tutto assieme come comune, che pagano e lasciano memoria di sé in questi affreschi, facendosi proprio ricordare tramite una scritta. Abbiamo un San Giorgio che uccide il drago, poi varie scene, tra cui appunto l'adorazione dei magi, la Madonna in trono, fiancheggiata da San Pietro e San Paolo, e poi ci sono Maria con Gesù bambino, e l'altro dovrebbe essere Elisabetta con San Giovanni. San Giovannino, quindi Giovanni neonato. La cosa particolare è che appunto anche qui a più riprese ne troveremo poi altri affreschi raffigurati 30 anni dopo, ma in contemporanea questo è un grande lunettone, adesso non so la luce di questa campata, però si parla di parecchi metri. Accanto abbiamo un affresco che è totalmente diverso e che a vederlo è l'unico in realtà. In tutte le giudicarie, è quasi un'anomalia, sembrerebbe quasi un'anomalia, perché è un dipinto che non trova riscontri a queste latitudini, perché è proprio un'iconografia tipica dell'area oltralpina, quindi si parla a nord delle Alpi, del mondo germanico. E cosa ci fa? Non è ovviamente opera di un pittore bresciano, ma in questo caso sappiamo dai documenti che c'erano anche dei pittori tedeschi che lavoravano alla pieve, ma che non erano stati contattati dalla comunità, ma in questo caso ovviamente si potrebbe fare una conferenza solo su questo affresco perché veramente meriterebbe di essere analizzato dettaglio per dettaglio, ma il tempo non ce lo permette. Comunque, per farla breve, è l'annunciazione, il momento dell'annunciazione, quindi Gabriele che annuncia a Maria che sarebbe diventata appunto madre di Cristo, però raffigurato come una caccia all'unicorno. E Maria appunto si trova in questo giardino protetto da mura e da qui il nome Hortus Conclusus, appunto giardino chiuso, giardino circondato da mura. E qui nell'immagine non si vedono, ma sotto ci sono degli stemmi, questo ha permesso di individuare il committente di quest'opera, che è un Bolzanino che all'epoca era capitano presso il castello di Stenico. Stenico era ovviamente il centro giuridico delle giudicarie, aveva una sorta di tribunale, quindi lui era il giudice, svolgeva questa funzione, ed era quindi un funzionario del principe vescovo di Trento, ma allo stesso tempo, questo è Giovanni Weineck, era molto stretto con lo stesso imperatore Massimiliano. Quindi cosa ci fa un'opera di questo tipo a Condino? Anche qui bisogna un po' contestualizzarla, e non è tanto uno sfoggio di bravura di questo pittore tedesco, ma ovviamente è un'opera commissionata appositamente. Se noi andiamo un po' a vedere i documenti di quel periodo, scopriamo che i Lodron, che torneranno a più riprese, negli anni precedenti avevano avuto molti attriti perché si contendevano, rivendicavano il ruolo di capitani delle giudicarie, e quindi quest'opera è mettere un paletto fermo, diciamo, a questa diatriba, come dire: no, guarda che qui a Condino, Pieve di Condino, a cui appartiene anche la contea di Lodrone, dal punto di vista ecclesiastico ovviamente, fa parte del Principato Vescovile e tu non hai diritto. Quindi capite di nuovo un'immagine che ha un significato e un perché ben preciso. Se noi ci limitassimo a analizzare i significati simbolici o lo stile, perderemo il contesto e perderemo il significato effettivo di quest'opera. C'è da dire che la Valle del Chiese vanta anche un primato a livello trentino, potremmo piccolo, primato a livello trentino, perché prima ho predicato a lungo che la zona di periferia è arretrata e quindi è normale trovare 500 inoltrato opere che si rifanno ancora al Medioevo. Mentre qui ad Arzo, nel 1526, cioè proprio la data, troviamo un'opera che è pienamente rinascimentale. Lo si vede osservando ad esempio questo dettaglio. Questi sono i giocatori di dadi, i soldati che si contendono la veste, la tunica di Cristo.
Sono ovviamente abbigliati con abiti contemporanei degli anni 20 del Cinquecento. Di questo soldato non si vede la testa perché è chinato, però guardate il pittore cosa fa, lo scorcia in modo che il piede esca sulla cornice del dipinto e dia questo senso di profondità assoluto che in un'opera di Basquenis noi non troveremo mai. Proprio perché qui è l'indice della bravura e della maestria di questo pittore. E anche come, purtroppo non ho degli ingrandimenti qualitativamente validi, però anche gli incarnati, c'è cioè un tipo di pennellata proprio che riesce a rendere la volumetria. E siamo nel 1526, un'opera che rispecchia il Rinascimento bresciano, e pensate, è in anticipo anche sul Rinascimento bresciano, sul cantiere dove c'è il Rinascimento bresciano più famoso, che è quello del Buon Consiglio a Trento, dove Bernardo Klees nel Magno Palazzo fa raffigurare proprio, cioè fa decorare alcune stanze, alcuni ambienti a Girolamo Romanino, bresciano. Erano tre i maestri bresciani, appunto, Romanino era uno di questi, ma siamo tra il 1531 e il 32, quindi questa opera anticipa addirittura. Questo però rimane un unicum e in qualche modo anche qui abbiamo un committente che si lega, non sono direttamente i Lodron, ma è un committente che in qualche modo è legato agli Lodron stessi. Di nuovo questo aggiornamento, siamo in parallelo ormai al cantiere del Magno Palazzo a Trento, di nuovo nella pieve di Condino, come vi dicevo prima, a più riprese ci sono diverse decorazioni. E qui abbiamo un'opera purtroppo che è restaurata, ma è molto compromessa, anche se qui non si vede dalle martellinature, dove abbiamo un bellissimo profilo di questa santa. Guardate la bravura nel fare i capelli, proprio nel rendere i riflessi dei capelli, che sembrano capelli veri ad affresco. Vi assicuro che è una tecnica che non permette, cioè è difficile renderlo ad affresco perché è una tecnica che non permette sfumature, non permette tanti, tanti dettagli. Quindi avevano chiamato anche qui, è stato lo stesso Erasmo a ipotizzare che sia Moretto da Brescia, che assieme a Girolamo Romanino era appunto uno dei due maestri bresciani di quel periodo. Oppure, non solo la pieve, Condino viene decorata, ma tutte e tre le chiese, qui in particolare la chiesa di San Rocco, nella piazza principale del paese. Gli affreschi sono, adesso non so se hanno concluso il restauro, comunque purtroppo sono abbastanza deteriorati in alcuni punti, ma abbiamo due pittori che sono noti solo a Condino, Clemente Ippolito da Brescia, di nuovo due pittori bresciani, che dimostrano di essersi aggiornati proprio sulle opere di Romanino stesso e di Callisto Piatta, quindi grandi nomi della pittura lombarda di quel periodo. Per avviarci alla conclusione, vi mostro anche quest'opera che ha un particolare del Castello di Stenico, proprio perché a fare la differenza nuovamente è non tanto il pittore, anche perché qui c'è un'attribuzione, ma non sappiamo se effettivamente, non abbiamo i documenti, quindi non sappiamo se l'opera è sua o meno, ma abbiamo come committente lo stesso Bernardo Klees, appunto lo stesso Bernardo Klees, principe vescovo e primo cardinale di Trento, che fa aggiungere al Castello del Buon Consiglio tutta quell'area che dopo viene prende il nome di Magno Palazzo, quindi Grande Palazzo, e che fa contestualmente rinnovare anche gli altri castelli di pertinenza vescovile, in questo caso quindi anche Stenico. Un'allegoria della giustizia è raffigurata di nuovo, siamo nel 35-38, ricordatevi gli stessi anni in cui Simone Basquiani dipinge la danza macabra, lo vedete da voi ormai, sono due livelli diversi, ma anche due committenze diverse. Qui Bernardo Klees, ovviamente, che è colto, umanista, ha visto, è stato a Roma, è stato a Bologna, ha girato l'Europa, quindi è a conoscenza di quello che si va dipingendo altrove, cerca artisti aggiornati. Questa è una decorazione che si trova nella sala dei medaglioni, ed accanto c'è un'altra sala con queste raffigurazioni, sempre a temi di battaglia, che sono ancora in attesa in realtà di un'interpretazione e di un'attribuzione. C'è da dire, ecco, che fino agli anni 30 abbiamo questo momento particolarmente florido per la pittura nelle giudicarie, proprio la pittura d'affresco, anche se non è
esclusiva, c'è qualche testimonianza, ma sono meno di pittura su tela o su tavola. C'è da dire che i Bascagni saturano la piazza pittorica, quindi non c'è più bisogno effettivamente di dipingere opere in chiesa, ma l'affresco subisce anche un po' una battuta d'arresto perché nel frattempo si è sviluppata la pittura d'olio, che capite, è una pittura che permette di realizzare dipinti su tela, che quindi si possono trasportare, sono leggeri, e che non necessitano di avere un artista che dipinga d'affresco lì. Si può acquistare anche a Roma e portarlo poi in Trentino in un secondo momento. Vuoi che sia poi anche una questione di moda o alla metà del secolo poi viene aperto il Concilio di Trento che avrà da ridire proprio per quanto riguarda la pittura religiosa, ovviamente, sulle immagini da usarsi in chiesa e quindi tante di quelle immagini che abbiamo visto in questa carrellata risulteranno poi non più rispondenti alla nuova politica della Chiesa dopo il Concilio di Trento, quindi verso la fine del Cinquecento, e tanti di questi affreschi proprio si trovano nei documenti. Si ordina di coprirli o addirittura di distruggerli. Quindi spesso gli affreschi sono emersi nel corso di restauro, nel corso di lavori, proprio perché erano stati coperti da altri strati di pittura, di intonaco bianco, di scialbo bianco. Questo ovviamente va in parallelo poi anche un po' al mutare della situazione socio-economica. Ora non vorrei fare un trattato su di giudicare quel periodo, ma i tempi cambiano e quindi cambia, ad esempio. Il caso eclatante forse è la comunità di Condomino che nel primo Cinquecento, appunto in questo momento floridissimo, fa rifare tutte le chiese, tutte le fontane del paese, il palazzo comunale, la torre comunale e poi rimane senza soldi, tanto che il buon Simone Bascagni, pensate, passa a ritirare l'ultimo credito che gli spetta, che spetta in realtà al padre che ormai è morto da anni. Per la chiesa di San Lorenzo, lui dipinge nel 1520, l'ultimo credito lo ritira nel 1547, quindi quasi 30 anni dopo, hai voglia. Vuol dire che nel frattempo le cose sono cambiate. Fa un po' testo a sé, in realtà la committenza privata, e quindi quella dei palazzi, dei castelli, che però è numericamente inferiore, se pensiamo alle testimonianze artistiche che abbiamo a disposizione nelle chiese. Qui siamo a Castelcampo, nel Lomaso, dove sono sopravvissuti alcuni affreschi in una delle logge. Siamo molto più avanti, siamo nell'ultimo quarto del Cinquecento, un pittore, anche qui anonimo, non si sa bene il pittore, ovviamente un pittore comunque, potremmo definirlo locale, una pittura molto sciolta. Che ha il suo interesse non tanto nella qualità eccelsa di questi dipinti, ma nel fatto che ritrae i paesaggi. Il paesaggio è un genere pittorico proprio che entra a far parte della pittura nel Cinquecento e quindi abbiamo delle fotografie, perché qui ritrae, questo è Castelcampo con dietro Castelstenico, qui sono altre riprese, come delle fotografie del Lomaso, diciamo, e del Banale sullo sfondo del Cinquecento. In chiusura, appunto, c'è da dire che se noi rifacessimo questa conferenza fra un paio d'anni, l'augurio è quello che ci siano nuove opere da mostrare, proprio perché negli ultimi anni, anche nello giudicare, lavorando nelle chiese, sono emersi dipinti di cui non si sapeva nulla, li mostro solo proprio a titolo esemplificativo. Quest'ultima cena, molto rovinata, purtroppo lo vedete. Che è emersa una decina d'anni fa circa, sì, nella chiesa di Sant'Andrea a Storo e nella chiesa di Sant'Andrea, mamma mia, proprio la vecchia a Briguzzo, sono emersi altri affreschi sempre riferibili al Cinquecento che erano rimasti nascosti per secoli. Quindi l'augurio è proprio che ci siano nuove opere da mostrarvi fra qualche tempo. Ma il mio consiglio è proprio e lo spunto ovviamente di uscire e andare sul territorio, perché quello che vi ho mostrato in questa breve presentazione, vi assicuro, non è proprio la punta dell'iceberg, andiamo anche un po' sotto il livello del mare, ma è veramente una minima parte di quello che il patrimonio deve giudicare ad offrire. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, adesso passo nuovamente la parola a Danilo e poi lascio spazio alle domande. Bene, ringrazio Serena che ha saputo con queste splendide immagini scorse
illustrarsi questo percorso artistico che con grande capacità ha saputo condensare in questo breve tempo a disposizione la realtà pittorica locale di questo periodo che, come lei ha detto, è sicuramente ben più ampia. Bene, so che sono pervenuti parecchi commenti e anche qualche domanda. Non so se il nostro regista ha per caso selezionato una o due domande da porre a Serena prima che si concluda il percorso di stasera. Ecco, vedi, ce n'è una. Sì, 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 dell'Ortus concluso, esatto. È proprio l'idea dell'incarnazione, quindi viene accolto nel grembo, proprio perché c'è questa analogia. E non è un caso che sia lì in braccio alla Madonna. Esatto. Bella domanda. Solitamente gli attributi iconografici della giustizia sono la bilancia, come appunto pesa, contrappeso della giustizia, e la spada. In questo caso il seno di fuori non è un attributo tipico della giustizia, probabilmente si rifanno a qualche modello dove questa donna aveva il seno di fuori, ma non è tipico dell'allegoria della giustizia, ecco, lo troviamo astenico, ma non sempre è così. Esatto, grazie Graziano, volevo dirlo perché non avevo immagini in chiusura, che è appunto uno degli ultimi scoprimenti quest'estate, riguarda uno stemma dei Madruzzo proprio nelle giudicare esteriori, e quindi sappiamo già che ci sono dei lavori in corso. Non avevo purtroppo delle immagini buone da mostrarvi, altrimenti l'avrei inserito e mi sono dimenticato. Devo contarli, erano tanti. Allora abbiamo due rami perché partono dalla metà del 400 e poi arrivano in realtà fino al 600. Non lavorano in Trentino, ma questo lavoro di famiglia va avanti. Dovrei contarli perché effettivamente sono tanti. Solo Cristoforo, cioè Cristoforo I, Cristoforo II, Simone I, Simone II e il figlio Filippo sono già cinque, solo diciamo di padre in figlio. Poi abbiamo Lanfranco, Dionisio, Antonio, Angelo, Giovanni, Battista. Sì, so che una sorta di genealogia era stata anche pubblicata dalla BBC. In realtà alcune cose sono da rimettere in ordine, ma se cercate Evarista Baschenis, pittore del 600, che raffigura bellissime nature morte, ma ovviamente lo trovate esposto all'Accademia Carrara a Bergamo, e è sempre discendente di questa famiglia, quindi si erano mantenuti un po' l'attività proprio da due secoli, diciamo. No, in Rendena non, botteghe lombarde no, o perlomeno non mi risulta, ad esempio, anche perché purtroppo ricade tutto sotto il grande calderone di Baschenis, quando ci sono opere di questo periodo. In realtà poi l'analisi stilistica ci dice che non sempre c'entrano i Baschenis. Mi viene in mente ad esempio Massimino, dove ci sono all'interno delle opere che sembrano piuttosto artisti nordici, che ci starebbe perché la Rendena è più a nord e quindi è più facile che sia in collegamento con artisti che arrivano da nord piuttosto che quelli che arrivano da sud. Non mi risulta invece, però si parla del 300, quindi andiamo un attimo indietro, che ci sia qua e là qualche opera del cosiddetto maestro di Somma Campagna, che è un pittore che itinerante anche questo, che ha lavorato tanto nella Valle di Non, e mi pare anche in Val di Sole, e che secondo me in Val Rendena, anche se non sono magari stati individuati puntualmente, ma qua e là c'è qualcosina. No, mi dispiace deludervi, ma no. No, no, in Rendena, anzi, rimaniamo un po' più arretrati rispetto alla Valle del Chiesa, anche a livello di sculture, questo sarà poi il prossimo argomento. La scultura in legno, ad esempio, in Valle del Chiesa si aggiorna e in Valle Rendena invece rimane aggrappata a questi scultori di matrice nordica. No, no, c'è proprio una netta
una netta divisione a quell'epoca tra Rendena e Valle del Chiese, ma anche tra Valle del Chiese, anche perché non ci sono in Rendena in realtà grandi committenti come le famiglie d'Arco, le famiglie Lodron o il Bernardo Clés a Stenico. È un po' diversa proprio anche la situazione dietro. Sì, e sono curiosa, Graziano, non so se tu hai avuto già modo di approfondire l'argomento, ma sono curiosa di contestualizzare anche tutte queste presenze. Sì, quello arriva un attimo dopo. Nel primo Cinquecento non lo abbiamo... se Marco, se ho capito bene la sua domanda, la Valle del Chiese è veneziana, risulta sotto Venezia nel 1487 e poi mantiene effettivamente dei legami con Venezia, ma le prime opere importate da Venezia le abbiamo dopo, non le abbiamo in quel, non va di pari passo la cosa. O se andava di pari passo, tutte le opere di quel periodo non ci sono più. Perché sappiamo purtroppo che all'inizio del Novecento sono sparite opere, ad esempio al Museo Diocesano a Trento è conservata una pianeta, quindi un paramento di velluto rosso che era storo e che rischiava, per cui il prete aveva ricevuto una lauta offerta da parte di un antiquario e che pensate, hanno scoperto l'anno scorso mi pare, che i disegni ricamati su questo paramento hanno alla base dei modelli di Giovanni Bellini. Quindi effettivamente c'era qualcosina anche così presto, ma è rimasto pochissimo. Bene, il nostro tempo si sta avviando un po' alla conclusione. È stato senz'altro un incontro piacevolissimo, nel quale abbiamo avuto modo, pur nel breve spazio riservatoci, di sorprenderci con la scoperta di tante validissime antiche testimonianze pittoriche di cui è costellato il territorio giudicariese. Questo proprio a dimostrazione che anche qui, grazie alla comitanza di comunità locali, di personaggi altolocati e di passaggi di pittori, furono realizzate, sono tutt'oggi conservate opere significative che portano proprio, come ha detto anche Serena, l'invito a visitare i nostri paesi, i nostri monumenti, le nostre forme d'arte. Bene, se qualcuno avesse anche idea di suggerire dei percorsi artistici a cui potremmo poi andare a dare voce attraverso questi incontri, lo faccia, noi siamo contenti e volentieri aspettiamo le vostre richieste. Colgo l'occasione intanto per invitarvi al prossimo incontro di martedì prossimo, che è legato all'ambiente. Incontreremo Giuliano Beltrami e Luigi Casanova, che discuteranno intorno al tema della montagna, partendo dal libro del Casanova pubblicato nel 2020, Avere cura della montagna. Concludo quindi augurando a tutti voi una buona continuazione di serata, porgendovi il mio saluto, quello di Serena e quello di tutto il Centro Studi Udicaria di Tione di Trento. Grazie a tutti voi per l'incontro. E alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.